Fondamentale è la coscienza, cioè se tu hai coscienza di determinate cose perché c'hai una passione interna ti porta a farle, a fare quelle cose lì. Invece se tu non hai coscienza non capisci, fai le cose perché gli altri ti hanno detto che doveva essere così. Invece avere un qualcosa che dentro ti scava e ti dice dai ascolta quella roba lì perché magari, e quindi prima dicevamo se vuoi andare a fondo ci vai veramente, sì. Ci vai veramente a manetta. Cioè, secondo me questa città nel suo piccolino c'ha un sacco di cose belle da fare. Non per niente Desolandia come simbolo aveva il diamante, che non è solo questione del palazzo dei diamanti, però è la questione della ricchezza nascosta che c'è dentro questo posto. L'hip hop dovrebbe essere una materia scolastica in cui pigli e parti con le poesie e poi dopo fai disegno artistico e dopo fai musica e dopo fai lettere in italiano e poi dopo fai geografia e fai storia perché ti serve tutto, no? Cioè, attività fisica, religione, cioè tutto, è proprio è una scuola, è veramente come la scuola. Bisogna accettare quello che non abbiamo accettato noi, il cambio generazionale, che comunque la musica alla fine, anche quello che tu fai, è come un figlio, no? Quando tu fai, è un peso, è un figlio. E devi accettare che tua figlia diventerà una puttana, ok? E questa puttana la via anche lei, quella degli altri, certo. Si farà scopare dalla techno, si farà scopare dall'house, dal funk, certo. È così.
quindi l'amerai lo stesso, però intanto si fa scopare. Cos'altro, io credo che sia però l'onda giusta questa cosa qua, cioè l'hip hop ha la cosa che ha fatto quando lo vivevo io, la cosa che ha fatto di più è stato unire le persone nelle diversità. Poi qualche volta è diventato anche, si è politicizzato in un modo o nell'altro, però io penso che comunque era un modo per non fare a botte quando si litigava, ma affrontarsi artisticamente, capito, culturalmente. E quindi era, secondo me, è proprio una roba che dovrebbe rimanere nell'uomo anche se cambiasse nome. Cioè, nel senso, secondo me i popoli si dovrebbero scontrare non con i missili e quelle cose, ma con i capi di Stato che fanno un balletto o si sfidano nel rap. Bene, mi fa piacere. Adesso quando passo che vedo dei murales, Grande Psico e tutti gli altri ragazzi che disegnano, Fier, Top del Top. Ed è bello, cioè quando vedo anche voi che breccate sotto le poste, che passo in macchina, mi giro tra voi, cioè, fa star bene, capito? Magari io non riesco a spiegarti qualcosa di me, a raccontarti di me parlando semplicemente, tu basta che mi vedi ballare, ripeto, mi vedi ballare e magari riesci a capire anche che tipo di persona sono, perché non dimentichiamoci che è un linguaggio non verbale ed è universale. Okay, perché non c'è una lingua da capire o delle parole da capire, ed è una cosa che potrò sempre fare, perché è una di quelle cose che veramente non ti lascia e non ti lascerà mai. Niente, cioè, quando la rabbia o comunque tutta la tua repressione la sfoga in una certa determinata maniera, quando ho conosciuto il rapper è il modo perfetto per non uccidere le persone, quindi poteva anzi far ragionare le persone, fargli capire, capito, dove secondo me potevano sbagliare, come io potevo prendermela, ma una cosa generale, cioè nel senso una mia espressione per non schizzare in faccia alle persone, fare quella maniera diversa di incanalare la rabbia. La mia maniera per dire sono vivo, nel senso è diventata una maniera per me di sfogo mentale e fisico che è veramente diventato necessario per la mia vita, cioè io devo dipingere, se non lo faccio sto male. Cioè, non lo sento proprio fisicamente, ma questa necessità è in più, è fighissimo, c'è tutto quello che circonda, al di là dell'atto di stare a dipingere, cioè andare a un evento, a una jam e incontrarti con 60 tuoi amici che li vedi solo quel giorno, poi magari li rivedi l'anno dopo, oppure li rivedi in un'altra città, un altro evento, è bellissimo, stai tutti insieme tre weekend, cioè tutto il mondo che in realtà è più il lato umano che mi interessa di questo ambiente. Che, ripeto, al di là di uno che sia bravissimo a dipingere, che faccia solo del bombing, che faccia personaggi, che faccia... ognuno è libero di fare quello che vuole, però mi interessa il lato umano, cioè mi piace proprio questa idea che io dipingo, tu dipingi, abbiamo 30 anni di differenza, siamo uno bianco e uno nero, siamo amici perché... È stato qualche anno fa che un mio amico si è suicidato e io stavo di merda, ho fatto una crisi brutta e... sai, tipo non aprivo più alla porta, non rispondevo a... E a una certa io non sapevo più come sfogare, tipo sto tanto qua e non so perché, per come, però ho detto faccio un pezzo di pop. Boh, è come la cacca, no? Non riesco a tenerla dentro, la devo fare. Cioè, spingi a merda. Devo spingere la mia merda, vecchio. Alla fine, sì. In un certo modo, in un certo senso. Hai visto come il dovere verso me stesso, come, non so... come per una persona diabetica è l'insulina, nel senso che se tu non assumi questa certa cosa ogni tot ne risenti a livello mentale, ovviamente non fisico, adesso magari l'esempio era un po' azzardato, nel senso un po' troppo esagerato forse. Però io ho sempre sentito che quando non dipingo per un po' comunque sento proprio il bisogno di farlo. Un dovere verso me stesso, una cosa in più dopo la vita normale, quindi il lavoro, lavoro, l'amore, l'amicizia, quello che ci può essere, c'è questa cosa prima di tutto che rende la tua vita molto più affascinante, molto più come la vuoi tu, che se non fosse, se non ce l'avessi questa cosa. È una cosa che mi fa sentire vivo, che mi ha tenuto lontano anche da tanti ambienti di merda in cui sono nato, in cui sono cresciuto, molte situazioni, ho rinunciato tante volte a vivere situazioni con i miei amici per questa cosa, perché mi interessava di più fare questa cosa. L'hip hop mi ha salvato la vita, l'hip hop mi ha tenuto lontano dalle droghe sintetiche,
perché proprio perché proprio come musica, come approccio a sta cosa, non è un, non è una storia dove vai a leggere e sei sminchiato perché la gente ti ride dietro, a differenza di altri tipi di musica dove per forza di cose ti devi rovinare per ballare quel rumore lì. Mi ha tenuto lontano dalle cattive compagnie quando ero in Sicilia e poi mi ha trasformato proprio il modo di pensare e di vedere le cose. Mi ha portato qua, ha fatto sì che è nato mio figlio, ha fatto sì che mi sono sposato con Isabella, che comunque ne sa quanto me e forse anche di più, perché pensare di sposarmi o comunque di passare la vita con una persona con cui non puoi parlare di quello che è metà della tua vita, dico metà perché adesso la buona metà ce l'ha mio figlio e mia moglie, e non ce l'avrei fatta. Cioè io sto bene se parlo di hip hop. Io quando invito gli amici a casa, per quanto cosa hai fatto oggi al lavoro, cosa fai domani, si finisce a parlare di musica, si finisce a parlare di cultura, perché mi fa star bene, perché non ce la farei a fare senza, e perché sì, mi accompagna da un bel po' e mi ha salvato nei momenti difficili di solitudine. Cioè io non riesco a stare più di tanto senza comunque scrivere due rime o adattare qualcosa su una base o comprarmi un disco e ascoltarmelo o fare freestyle. Cioè ne sento proprio il bisogno, è fisiologico, non riuscirei a farne a meno. Ma credo che anche quando avrò 80 anni con l'Alzheimer, se ne avrò la possibilità, te lo farò all'orecchio se ci becchiamo. È stato per me una roba un po' di riscattarmi. Cioè il fatto di iniziare a ballare, volevo fare qualcosa che mi cambiasse come persona, che mi desse modo di conoscere, che mi desse modo di progredire e di andare avanti. Che all'inizio è stato magari come potesse essere, iniziamo a ballare breakdance, mi piace, avevo visto Ricky dei Troopers Floor della Liguria ballare durante uno spettacolo e sono rimasto folgorato da questa cosa. Ho visto sto ragazzo in mezzo a mille ragazze che ballava e il crowd esplodeva ogni passo che faceva, e quindi ho detto wow, cioè voglio essere quello, voglio imparare a riuscire a trasmettere questo prima di tutto a me stesso e alle persone intorno a me. E alla fine cioè, noi non siamo quello che siamo nel posto che siamo. Noi dovremmo essere la stessa cosa in qualsiasi posto si vada e qualsiasi cosa si faccia, con chiunque noi parliamo dovremmo sempre essere in grado di riuscire a trasmettere lo stesso messaggio. La cultura hip hop, se tu la vedi come veramente deve essere la cultura, nel senso che guardi il mondo, vivi nel tuo mondo, guardi le persone, impari a conoscere le persone, impari a interagire con le persone, e tramandi quello che tu sai alla persona e la persona stessa tramanda quello che sa lei, e c'è un confronto, c'è già un confronto già subito di vita quando provi a parlare con la persona, perché ti confronti con le persone, e questa cosa mi è sempre piaciuta. Il confronto con le persone, perché io voglio, ma non per dire chi è migliore, tu o io, no, cosa hai da insegnarmi oggi, come io cosa ho da insegnare a te. Per me questa è la cultura hip hop, nel senso, perché non lo si fa adesso, lo si faceva 30 anni fa, perché tutto il passato fa moda e questa concezione di passato non può far moda nel 2016. Tu vai alla ricerca delle informazioni del perché è nata quella cosa lì, per poter interagire con le persone al di fuori del rap, al di fuori della cultura hip hop. Per dire, la cultura hip hop non è solamente NWA, Keep It Real, non è East West, non è Tupac e Biggie, non è niente. Cioè, la cultura hip hop cosa ha fatto a livello mondiale? È partito da una piccola, cioè piccola, da una città, una grossa città, ed è stata, e il pensiero è stato
esportato a livello mondiale. Non è tanto il fatto di ballare è un divertimento, mi fa star bene, è proprio anima, essenza pura, cioè è amore. Se voglio proprio usare un termine, per me ballare è come fare l'amore con la tua donna. Sento la musica e tutto passa. Posso aver avuto una giornata di merda, posso aver avuto qualsiasi scazzo con qualcuno, non voler sentire nessuno, ma appena accendo la musica io sono completamente in un altro mondo. Magari sparisce per quei pochi minuti o per quelle poche ore in cui sto ballando. Dopo magari i problemi ritornano, però in quel momento sono nel mio mondo. Ho iniziato semplicemente scrivendo il mio nome sulle sedie della scuola per avere le sedie, per potermi sedere in realtà, per non rimanere in piedi. Stare dentro l'hip hop è incalcolabile. Quanto l'hip hop mi abbia riempito la vita non si può esprimere. E adesso lo so che sembra un luogo comune, sembra una frase fatta che dici, però ti dico che mi ha proprio riempito, mi ha aperto un altro mondo, mi ha fatto conoscere persone di tutta Italia, di tutto il mondo, mi ha fatto stare bene, mi ha fatto crescere, mi ha fatto imparare a rapportarmi con la gente, mi ha fatto maturare, mi ha fatto ha fatto sì che io mi scontrassi con della gente, ma che da quello scontro nascesse qualcosa di meglio, sia per me che per gli altri. E mi ha fatto mollare il lavoro per un anno, cioè, quindi voglio dire, se non è passione quella, genuina, proprio vera, non c'è niente. Fortunatamente c'è stata un'evoluzione, nel senso che comunque rispetto a prima, che avevano veramente 4-5 mosche bianche, adesso vedo tanta gente che cerca di avvicinarsi, spero per passione, non soltanto per moda, a questa tipologia di arte. E sì, ci sei come tutti gli altri, vuoi sempre di più, cioè vuoi una routine diversa, vuoi fare qualcosa di diverso che ti distingua, che almeno lasci un segno nella tua città oppure nelle città in cui vai a visitare. Su quella strada, tra dei graffiti, non è accademica. Non siamo mai stati inseriti in un contesto con qualcuno più grande che ci diceva fate così o fate colà, era più una sorta di anche competizione interna, no? Cioè facciamo sta cosa insieme e facciamola bene, facciamola sempre meglio, tu fai meglio, allora io faccio ancora meglio e via dicendo. La cosa bella è che si è insomma tutto creato da sé. Crescere e far crescere. E qua già stiamo parlando di hip hop e aiuto, comunità, cercare di portare le persone anche nella giusta strada o fargli capire dei messaggi giusti, quello che può essere giusto e quello che può essere sbagliato, e quindi cercare di evolversi personalmente, quindi fare un percorso personale. Secondo me Ferrara, da quando comunque nel 2006, 2008, 2005, troppo così, è cresciuto un sacco, no? Dal punto di vista dei graffiti, ma grazie a tutti, grazie anche appunto all'area giovane, a Mario soprattutto, che rispetto totale, perché se non c'era lui non si riusciva a fare un cazzo dal punto di vista burocratico. La mia visione dell'hip hop alla fine è unione, una cosa che va condivisa, assolutamente condivisa, non si fa per cazzi suoi, si fa. È bello dell'hip hop, se no muore. È quello che ci sta spingendo a fare la società. L'hip hop serve proprio a questo. Se io sono venuto qui non è per un social, non è perché c'era un evento in particolare, perché con certe persone ho condiviso delle emozioni che con chi sono andato a fare il treno, con chi ho fatto la battle, con chi ho fatto un sacco di puttanate che ci legano, mi danno quell'emozione che mi consente di essere ancora qui, che è quello che ci lega. Ha aiutato un sacco anche dal punto di vista non solo di danza, ma crescere anche come persona, conoscere molti altri b-boy in giro per l'Italia, per l'Europa, mi ha permesso di avere tanti amici.
io quando esco voglio fare questo, quando esco voglio, cioè quando vado a casa voglio fare questo, cioè, voglio sempre fare il writing, cioè a casa mi faccio mille bozzetti, esco, vado al Coroli da birra, no, mi faccio i bozzetti, dopo li spacco, me li metto in tasca. Ti devi autoconvincere, perché ci vuole anche un po' di autoconvinzione per farsi forza e dire no, cioè. Mi hanno detto ultimamente che quando ballo esprimo il mio bambino libero. Vabbè, non so spiegarti come, ma è proprio il momento in cui non ho voglia di avere imposizioni, no? Anche per dire, non deve imparare, non so, Thomas, no? Adesso i ragazzi sono infogliati, allora stai lì un'ora e prova Thomas. Siccome io tutta la mia vita era quadrata, l'unico momento in cui non lo era quello. Ed andare a suonare in giro, conoscere appunto tanti altri ragazzi, tante altre band. E anche comunque qui nello studio ho fatto un sacco di, mi ha portato un sacco di nuove amicizie e soprattutto mi ha fatto capire anche dai giudizi degli altri che mi dicevano che avevo appunto una qualità, mi ha dato, non so, forza, quindi le cose che mi ha dato sono credere magari sempre di più in questa qualità che ho e adesso magari a partorire un progetto magari anche per il futuro da un punto di vista artistico. E mi ha permesso di essere in qualche modo creativo con tutti i limiti che uno può avere, però solo il fatto che tu ti ci applichi tutti i giorni, è un compagno, un costante appoggio che tu hai, dici che cazzo faccio oggi, così, boom, base, boom, testo, e sviluppi la mente soprattutto, quindi ti allena, è come una materia veramente. E penso che ci serva qualcuno che sia in grado di far crescere e sviluppare il tutto seguendo comunque il passo dei tempi, che purtroppo non sono più quello dei 70 o degli 80. Ballo perché non riesco a smettere. Ballo perché mentre balli non pensi. Se chiudi un mezzo trick nuovo, anche solo uno che sapevi che eri in grado di chiudere 10 anni fa, ti senti una bomba. E penso che sia molto simile a una droga, ti si avvicina, poi tu puoi anche provare a girare le spalle, ma resti fatica. Ognuno nella propria direzione, e Desolando l'Express è come appunto un treno, un express che arriva da un altro posto, porta dell'energia nuova, attraversa la città, la smuove e poi va via. Appartengo a una corrente artistica dal momento che utilizzo lo stesso codice linguistico, diciamo. L'esperienza che secondo me mi ha dato tantissima soddisfazione è stata la prima jam a cui sono venuto qua a Ferrara, che era la Kebab Flair Jam numero 1. Lì ho potuto dipingere insieme a tante altre persone, era la prima volta che lo facevo, cioè alla luce del giorno, nessuno mi aveva mai invitato in una yard, avevo avuto problemi, scazzi con altra gente. E lì invece fui invitato da Matt Kill all'epoca, che facevo questa roba qua, e Sami, per fare questa roba dei graffiti in un contesto di jam. Ed era divertente perché non ero mai stato a fumare, dipingere, sentire un po' di musica, nel frattempo divertirmi, ed era tutto lì a 4 km da casa mia, insomma. Era una famiglia che alla fine non ti dà tutto quello che, di cui avresti bisogno, ma se di fianco hai una crew che ti supporta per certi versi, la tua vita cambia direzione. Ecco, il riuscire ad avere la possibilità di avere amici veri, di avere amici davvero reali, è come l'hip hop, se è reale, se è vero, salta fuori alla fine. Mi rendo conto che è stata l'unica salvezza, allora ti devo dire, tu lo sai, insomma, non è che potevo contare su un sostegno familiare particolare o dei sostegni di un gruppo di persone, che sia politico o meno, che ti sostiene dal punto di vista economico, e quindi mi sono aggrappato fino a capire che l'unica maniera di stare bene è avere un rapporto profondo con la propria avere un rapporto con la propria creatività. Poi, yo.
Benvenuto nella città delle biciclette, dove tutti sanno tutto di tutti e tutto di niente, dove tutti vanno a fare app alle 7 nello stesso bar di sempre, con la stessa gente vestita allo stesso modo, con la giacca in pelle, occhiali da sole e quell'aria da saccente, dove le fighe si credono fighe anche se hanno più pancia che tette. Al contrario, gra, non fai contrari, rimane a casa assieme a Fasa, fatti sugli straordinari. Questo Jack spara al rap, faccio come mi pare, girare a fè come il rap man a Brick City, lontani dalle tue pare, da Stati Uniti a noi non ci hanno mai divisi, questo è il fatto, differenza tra fattoni e dati di fatto. Sai che sono pazzo come Pino Man, non mi scassate il cazzo, Jack Knife, Jack Barton, tanto già lo sai che poi mi arrangio, mine che scancio ogni tanto. A fè non si respira, vedo vecchi veterani fare bolle in sisal, facendo giri in piga, i mezzi senza ruote alle 4 di mattina, in Duomo bozze vuote, slalom tra vetro e lattina, colori puzzle bubble mentre brucia questa bubble gum, davanti al castello il cannone contro la città, Ferrara e nebbia e para, che non si dirada, cerchia le mura, che siano dei bastioni o di casa, si sfasa, dagli albori insieme ai fatton, con le liste nei bracci riappiccati, paglioni tosta, testa, per questo degrado urbano 0.8, in mano fumante alle 7 in San Romano, solo noi gli spiri a passo Duomo, fissi in piazza Duomo, dalla piatta al suono, dal coro al nuovo, continui, attestati a scattare sopra i bastioni, storie nei coglioni, dalle superiori, non do consigli. Qui che poi non tutti sanno, sai, c'è attorno a quello che era comunque lo studio di Afghan, sono passati i più grandi i rapper della vecchia scuola, proprio quelli che hanno, ci hanno anche se vuoi dato dei grossi riferimenti, no? E solo adesso la riesco a riconoscere come una fortuna enorme, cioè di avere beccato casco il birone alla paglia tutti i giorni per X tempo, o Festo. Tu che viene a Ferrara e abita per un anno con il mio amico Bartolomeo e lui anche gli ha regalo l'astronavina di Star Wars. Nessuno, questa roba non lo sa nessuno.